Pio XII creò una rete clandestina per salvare la vita agli ebrei perseguitati dai nazisti. Uno dei membri di questa rete è ancora in vita. Si tratta del sacerdote italiano Giancarlo Centioni, classe 1912. Dal 1940 al 1945 è stato cappellano militare a Roma della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ed ha vissuto in una casa di sacerdoti tedeschi che l'hanno coinvolto nella rete di salvataggio. Io abitavo alla casa generalizia dei Pallottini, dove mi invitarono i miei colleghi sacerdoti tedeschi di partecipare. Siccome ero cappellano fascista, era più facile aiutare gli ebrei. Allora, i miei colleghi sacerdoti pallottini, venuti da Amburgo, avevano fondato una società che si chiamava Raffaels Verein, Società di San Raffaele, che era stata istituita per l'aiuto agli ebrei. Inoltre, per avere possibilità di fare fuggire in Germania, per l'Italia prima, poi o per la Svizzera o per Lisbona. In Germania, ricorda Don Centioni, la società era guidata da padre Josef Kentenich, conosciuto in tutto il mondo come il fondatore del movimento apostolico di Schoenstatt. Questo sacerdote pallottino successivamente è stato fatto prigioniero e rinchiuso nel campo di concentramento di Dachau fino alla fine della guerra. A Roma, sempre via Pettinari 57, chi era il capo di tutta questa attività era il padre Weber, il quale aveva contatto diretto con Pio XII, la segreteria. Questa rete consegnava passaporti e soldi alle famiglie ebree per poter fuggire. Il denaro e i passaporti venivano dati da padre Anton Weber e venivano consegnati alle persone. Però lui li otteneva direttamente dalla segreteria di Stato di Santità per nome e conto di Pio XII. Molti di questi denari li ho portati anche in casa degli ebrei. Con me hanno aiutato almeno 12 sacerdoti tedeschi a Roma. Gli interventi di questa rete sono cominciati già prima dell'invasione tedesca in Italia. Sono cominciati prima della guerra, sono durati almeno, che so io, anche dopo il 45, perché i rapporti con padre Weber specialmente erano molto vivi, il Vaticano, con gli ebrei, tanta brava gente, tra i quali chi ci può aiutato anche sono stati due ebrei che abbiamo nascosto, un letterato Gioia e il più grande. In quel tempo era un grande musicista compositore di Vienna che scriveva le canzoni e faceva le operette, come si chiamava? Erwin Prib Kozap. L'ho nascosto via Giuseppe Ferrari, gli altri via Pettinari 57 e loro ci hanno molto aiutato, dando indicazioni precise, eccetera, eccetera. Questa attività era molto rischiosa. Ecco, aiutato Ivan Basilius, una spia russa, che io non sapevo che fosse russo o spia. Questo era ebreo. Purtroppo la SS venne a vedere, lo arrestarono, in taccuino c'era il mio nome. E allora, apri di cielo, mi chiamò la Santa Sede, il Monsignor, Sua Eccellenza Udal mi disse: venga qua a Andreale perché viene l'SS a arrestarlo. Ecco fatto. Lei ha aiutato una spia russa. Io? Che ne so, chi è? Allora sono finito. Don Centioni, come cappellano, conobbe l'ufficiale tedesco Herbert Kappler, comandante della Gestapo a Roma e autore dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, dove furono assassinati 335 italiani, tra cui molti civili ed ebrei. Io, durante il tempo tedesco, dopo che a marzo fece la carneficina delle catombe, dissi a Kappler, che vedevo spesso, perché non ha chiamato i cappellani militari alle Ardeatine? Perché li avrei eliminati, li avrei eliminato anche lei. Don Centioni assicura che le centinaia di persone che ha potuto aiutare erano a conoscenza di chi c'era dietro tutto questo. Li aiutava Pio XII, attraverso noi sacerdoti, attraverso la Raffaels Verein, attraverso i verbiti
società tedesca a Roma.